Buongiorno, salvo. Com'è? Buongiorno. Non ti vedo. Cosa stai facendo in questo periodo? Io lavoro con tutte le scadenze che non sono assolutamente slittate, fiscali, per presentazione e dichiarazione dei redditi, perché vedete, questo governo ladro, perché è un governo ladro, ha detto che ha proclamato delle proroghe inesistenti, perché quando mi proroghi la presentazione, o meglio il pagamento della dichiarazione dei redditi di 20 giorni dopo una pandemia di 3 mesi, è un qualcosa di grave, perché se considerate che per 3 mesi si sono bloccate le attività e noi per esempio professionisti comunque sia dobbiamo presentargli, o meglio quantificare la liquidazione unico entro il 20 luglio, entro il 22 luglio piuttosto che l'1 luglio, per noi è una presa in giro a tutti gli effetti, perché non ci arriveremo mai. Però ti voglio dire una cosa, se tu puoi dare notizie ai cittadini che ti seguono, che ci seguono anzi, sì. Cioè dopo le 600 euro, mi pare è finito il discorso delle 600 euro, mi pare che c'è un incremento di 1000 euro, ma perché? Ma solo per, sì certo, ma solo per alcune categorie, non per tutti, per alcune categorie c'è questo incremento, ma sono pochi i soggetti che ne trarranno beneficio, perché chi non appartiene a quelle categorie particolari non avrà diritto a queste famose 1000 euro. Ma cosa sono? È l'ufficio delle entrate che stabilisce questa cifra? Chi? No, la cifra è stabilita dal decreto legge che individua queste due categorie, principalmente sono i lavoratori stagionali del turismo, è un'altra categoria, adesso non ricordo di preciso, ma tutti gli altri non hanno diritto a queste fantomatiche 1000 euro, sia chiaro. Va bene, salvo, ritorniamo al problema Siracusa. Questa città è invivibile, città che ormai non se ne può più, vengono fatte tante promesse e poi non vengono mantenute. Queste promesse parliamo. Ma poi una cosa grave, scusa, che ho saputo ultimamente, e mi pare che voi insieme a Binciullo ve ne siete fatti carico, il fatto che il sindaco con i soldi del comune si è difeso contro il Consiglio Comunale, o sbaglio? Sì, ma a parte il fatto che lui non doveva neanche difendersi, perché il Consiglio Comunale in quel ricorso non è che ha attaccato il sindaco, ha chiesto la reintegrazione per garantire la democrazia del Consiglio Comunale. Io non capisco come mai lui è contro il reinserimento dell'assemblea più importante della città che garantisce la democrazia, anche perché qualora i consiglieri comunali dovessero vincere questo ricorso, lui resta sindaco. Il suo problema è uno: se entrano i consiglieri comunali mi controllano e io non posso fare più quello che voglio, e lì è un problema. Quindi lui cosa ha fatto? Ha incaricato con i soldi del comune un avvocato, 10.000 euro di incarico, per fare ricorso contro questo, o meglio per andare contro il ricorso fatto dai consiglieri comunali. È un assurdo. Scusa salvo, ma il comune non ha un legale che lo rappresenta, o sbaglio, che viene pagato? Questo è amico suo. Bravo. È amico suo, perché se non fosse così mi dovrebbe spiegare quali sono i criteri di scelta, perché avrebbe dovuto fare quantomeno un avviso per selezionare questo soggetto, e lo dico tranquillamente. Salvo, le altre cose che ha promesso non ha mantenuto? Tutto. Leggetevi il programma elettorale di questo signore, tra l'altro non c'è pubblicato neanche il curriculum sul sito del comune di questo signore, quindi io non so neanche se realmente è laureato, si spaccia per tale, ma io voglio le carte, il numero di certificato di laurea. Se leggete il suo programma, un punto non è stato rispettato, uno che sia uno, d'accordo? Cominciamo al fatto che innanzitutto ha fatto pagare la Tari anche nel momento in cui le attività di ristorazione e le attività commerciali e di impresa in generale erano chiuse per legge, non producevano rifiuti, ma hanno pagato la Tari. Avrebbe dovuto, come già ne abbiamo parlato io e te, fare una ricontrattazione dell'appalto per quel periodo, giustificata dal decreto legge, e dire per questi 3 mesi riduciamo e non si paga. Non l'ha fatto, ma perché non è neanche lo sa che lo poteva fare, ve lo dico io. Poi non aveva detto pure che aboliva la tassa di soggiorno per le attività, sì, alberghiere, e l'ha rimessa di nuovo, sbaglio? L'ha rimessa furtivamente, ce ne siamo accorti, l'ha rimessa,
Praticamente così i turisti verranno a Siracusa, dovranno pagare giustamente come nelle altre città la tassa di soggiorno, ma guarda un po', a Siracusa non hanno un servizio che funzioni per il turismo, uno, che sia uno, non ce l'hanno. Quindi questo sindaco è un sindaco inetto, assolutamente. Pensate a una cosa sola. Adesso io ti faccio una domanda. Se mio padre, anzi vi dico questo, mio padre e mia madre, se si volessero fare di sabato la passeggiata in Ortigia, se la devono fare a piedi. Devono lasciare la macchina e farsela a piedi. Certo, hanno una certa età, si stancano. Tutto perché? Perché c'è la ZTL attiva e non c'è una navetta per il servizio di trasporto interno. Per legge, dentro una ZTL in cui c'è un traffico veicolare, ci deve essere il servizio pubblico di trasporto. Questo lo devono i cittadini siracusani. Se vogliono del bene per Siracusa, si devono armare di buona volontà, si devono mettere sotto il vermexio e gli devono dire che se ne deve andare. Lui non ha mai vissuto Siracusa. Avete eletto un sindaco che è venuto per fare il vice sindaco a Siracusa, fino al giorno prima non era neanche mai stato a Siracusa. Si è candidato col centrodestra a Milano, lo sapevate questo? Insomma, ma è inutile che quindi parliamo di schieramenti politici e di ideali. Stiamo parlando di un soggetto che sfila, che va con la fascia a inaugurare attività private, che ci può anche stare, ma inaugura una cosa, un servizio pubblico che hai attivato tu, oltre alle vie, alle piazze e alle targhe. Questo soggetto non ha attivato un servizio pubblico per la nostra città, è stato in ospedale solo una volta da quando è sindaco, quando c'è stato il caso del coronavirus. Io mi ricordo che da quando è stato onorevole l'onorevole Minciullo, perché ho fatto formazione anche politica amministrativa con lui, ogni fine settimana andava in ospedale, girava tutti i reparti per vedere quelle che erano le esigenze dei reparti. Lui non ha fatto mai una visita al nostro ospedale. Salvo, dimmi una cosa. Una persona che promette e non mantiene, come viene definita? Pensaci, pensaci. Ma un imbroglione. Va bene, con questa cosa ti saluto, ti auguro un buon lavoro, sperando di sentirci bene, e raccomandiamo ai cittadini siracusani, non è che sempre si lamentano tutti sui network, scrivono, ma poi un atto di forza non lo fanno mai. Bisogna scendere in piazza. Bravo. Scendete in piazza, andate a Palazzo Vermecchio, se vi mettete tutta la piazza e dite vattene da Siracusa, perché ormai hai fatto, non hai mantenuto quello che hai promesso. Ciao, saluto, buona giornata, ciao, grazie sempre, grazie.